Sono Serena Fantini, danza movimento terapeuta. Personalmente porto nelle scuole la possibilità di esprimersi attraverso il corpo. Mi piace dire che nasciamo esseri danzanti e che ne abbiamo la prova ogni giorno quando osserviamo un bambino, la reazione di un bambino che ascolta la musica. Portare l'espressione corporea a scuola significa poter attingere a una risorsa innata e profonda che va oltre il pensiero e la paura di sbagliare. Ciò che cerco di fare è creare un ambiente non giudicante nel quale potersi esprimere liberamente attraverso il movimento. L'espressione corporea è un linguaggio inclusivo perché permette a chi ha difficoltà a parlare, per esempio per timidezza oppure perché ha una lingua d'origine diversa da quella dei compagni, di relazionarsi e di farsi conoscere. In tutto questo la musica ha un ruolo fondamentale perché ha una capacità immediata di portarci dentro uno stato d'animo. Oltre ad essere uno stimolo per il movimento, è un canale che va a contattare direttamente i nostri vissuti. I ragazzi ascoltando la musica spesso infatti parlano di sé, delle proprie esperienze personali, altre volte viaggiano con la fantasia e raccontano delle storie inventate. Altre volte si esprimono semplicemente con il corpo senza dare spiegazioni e quando accade questo basta, più di 1000 parole.